Questo è il secondo modo di lettura della bifonia, per cui, come nell'altro video, il secondo oscillatore è collegato a CV2 e quindi esegue la nota più acuta, ma questa volta, quando si lasciano andare le note con un release abbastanza lungo, quale che sia l'intervallo impostato, l'intervallo rimane memorizzato e le due intonazioni non si spostano anche nella porzione di gate off della tastiera. Per raggiungere questo comportamento, e non lo facciamo adesso nel video in quanto c'è un trattamento traumatico dell'audio, occorre accendere l'apparecchio tenendo premuto manual e poi a luce lampeggiante premere 4 volte di seguito manual per poi lasciare il tempo alla macchina di pensarci su, smettere di lampeggiare e tornare al comportamento normale. Quindi non fatelo con la macchina collegata in audio, altrimenti vi giocate le casse, però questo sarà il risultato.